Fotografare il proprio studio, come luogo fisico di nascita dell'opera d'arte, può costituire una difficoltà non indifferente per l'artista di oggi. L'utilizzo di nuove tecniche e tecnologie, la massificazione dell'opera, l'allargamento dei processi creativi, non distinguono né identificano un singolo luogo nativo, ma una costellazione di topoi, in tutti i sensi, che vanno dalle primissime intuizioni alla deriva nel merchandising. Individuare nel proprio studio il luogo della creatività per eccellenza non è scontato ed implica in sé l'ulteriore riflessione del soggetto-oggetto scambiati e riproposti. Pennelli, tele, latte di colore, cavalletti e immagini alle pareti sfondano la propria funzione utilitaristica per diventare soggetto primo della comunicazione, oggetto estetico e metafisico perché detentore di una significazione nuova, slegata dal proprio utilizzo e investito di una nuova qualità. Così come le prime nature morte mostravano una dignità in se stesse, liberandosi dalla funzione simbolico-metaforico a cui erano destinate, lo studio d'artista, comunque esso sia, in questi lavori incarna un interesse specifico, acquista una personalità a sé stante che l'artista esplora tramite la fotografia. Luogo rivelatore. Tutto nelle immagini è funzionale all'espressione artistica, ma allo stesso tempo indipendente da essa. Ricorda l'artigianalità intrinseca nel termine arte e in un certo modo lo sublima, trascendendo opera e concetto di essa. Questo insieme di fotografie non può dunque non ricordare il sottile e incerto equilibrio dell'arte, che osserva il proprio essere e la propria significazione assumendo in nuovi modi e in molteplici variazioni un proprio modello di realizzazione e nella comprensione di se stessa la propria dignità.